L'iniziativa a favore del servizio pubblico è uno specchietto per le allodole. Non rafforza il servizio pubblico, bensì minaccia un sistema equilibrato e collaudato. Nel nostro paese, tutti noi entriamo in contatto ogni giorno con il servizio pubblico. Che si tratti di lettere, trasporto pubblico o telefono, il servizio pubblico è parte del nostro paese e noi possiamo esserne fieri. Sì, perché il servizio di base in Svizzera oggigiorno è ottimo nel confronto internazionale. Con i suoi uffici postali e le sue agenzie, la Posta gestisce la rete più fitta d'Europa. Il trasporto pubblico collega ogni località con almeno 100 abitanti. Nessun altro paese conosce un servizio di base così efficiente nel trasporto pubblico. La banda larga minima nel servizio di base corrisponde a 2 megabit per secondo. La Posta, FFS e Swisscom offrono 100.000 posti di lavoro e formano ogni anno oltre 4.300 apprendisti. Sostengono le imprese svizzere con ordini per miliardi di franchi. La Posta e Swisscom versano ogni anno quasi 1,3 miliardi di franchi nella pubblica amministrazione. Non mettiamo a rischio questa storia di successo. L'iniziativa mette in pericolo il nostro affermato servizio di base, pregiudicando così la coesione fra città e campagna, nonché gli interessi della popolazione e dell'economia svizzere. Diciamo quindi no all'iniziativa a favore del servizio pubblico.